Forza no di Kim Hashem, abbiamo una nuova settimana, abbiamo una nuova Parasha e siamo anche vicino a Hanukkah, Nesrat Hashem, questa domenica dopo Shabbat, sarà Hanukkah. E il Tur dice, che sempre quando ci sta una festa sta un collegamento tra la parasha che se legge il Shabbat prima la festa. Quindi, se questo Shabbat leggeremo Bezrat Hashem, la parasha di Vayeshev, per forza, dice il tu deve essere un collegamento tra questa parasha e Hanukkah. E non solo questo, la parasha nostra, so, c'è tanta tanta a parlare. Abbiamo l'inizio della storia di Yosef, la storia di Giuseppe inizia adesso, abbiamo per quattro parashiot, adesso che si parlerà sulla storia di Giuseppe. Abbiamo la storia della vendita di Giuseppe. Però prima voglio un po' dare esempi per far capire perché questi parashiot sono collegati a Hanukkah. La prima cosa dice il Megalea Mukot, che la parola Giuseppe, la parola Giuseppe ha lo stesso numerico valorico come la parola Antiochus. E noi sappiamo tutti chi era Antiochus, Antiochus era il cattivo che ha fatto le decreti nel tempo delle griegi, Yavan. Quindi dice il megaleo, cotiosefa, ha lo stesso numerico valorico come il re Antiochus. Qual è il collocamento? Esatto, certo ci se avremo tempo, ci parleremo. Non solo questo, la nostra parasha, dicono le maestri, Si vedete bene, tutti i versetti della nostra parasha iniziano con la lettera Vav. Tutti, però tutti i versetti. Una cosa strana, non succede mai. Abbiamo solo otto versetti in tutta la nostra parasha che non iniziano con la lettera Vav. Dicono le maestri perché? Possiamo capire, no? Otto versetti senza la Vav sono le otto giorni di Hanukkah. La verità che ci sta un altro posto dove tutti le versetti iniziano con la Vav, dove è la Megillah de Rut. anche la Megillah de Rut, tutti le versetti che fuori della statistica, potete aprire, vedete, iniziano con la Vav tranne otto versetti che non. Adesso, se la sola parashah in tutta la Torah che tutti i versetti sono var, tranne altro è la parashah nostra, e il solo libro che tutte le lettere sono var è la parashah di Ruth, vuol dire che ci sta un collegamento tra la parashah nostra e la parashah di Ruth. E qual è il collegamento tra la parashah nostra e la parashah di Ruth? I bemets adikim. È incredibile. La Gemara dice che prima che la Kadosh Baruch manda una malattia lui già fa la cura. O sea, quando Hasbush Shalom noi abbiamo un problema non solo una malattia del corpo ma stessa problema una malattia può ma essere questa sofferenza. Sa che la cura la soluzione già esiste nel mondo ancora prima. Solo Hashem ti deve dare il merito, aprire gli occhi e vedere qual è la soluzione, qual è la porta che dobbiamo andare, qual è la chiave. E la nostra Parashat di Kim inizia l'esilio di Amisrael. Il se viene venduto quando Yosef viene venduto. Sappiamo il film della Parashat. Lui arriva in Egitto e là è l'inizio della storia dell'esilio, perché dopo viene Jacob, vengono tutte le tribù e ci sono là. E dopo viene il Faraone, conosciamo tutta la storia, abbiamo tutti imparato ogni anno nella Gada di Pesar ci raccontiamo da noi la storia. Però questo esilio è solo il primo delle quattro esili. Noi sappiamo che Jacob Vino ha sognato la scala, si ricordate, abbiamo parlato di questo qualche lezione fa. Il Vidrascio conta che lui in questa scala vede le quattro esili. Vede l'angelo di Babilonio fare 70 gradini sopra la scala, 70 gradini fa sopra la scala e nel suo sogno e scende. Quali sono questi angeli che lui ha visto là? Che sono sceso e sono. Che angeli sono? Dice il Midrash: Sono gli angeli dell'esilio. Il primo angelo è l'angelo la, del Babilonio, fa 70 gradini e scende. Perché 70? Perché il primo esilio del Babilonio ha durato 70. Dopo ha visto l'angelo di Madai, persiani, la storia di Puri fare 52 gradini, scende. Dopo vede le c'è 70-80, 180 gradini. L'esilio delle Griegi, la storia delle griegi che hanno governato era 180 anni, 180 anni, è un numero molto importante. Ci approfondiamo sopra 180 anni. Solo in parentesi, anche che Hanukkah viene prima Purim, non confondere, storicamente la storia di Purim è precedente alla storia di Hanukkah. Quindi Yaakov vede l'angelo di Yavan, 180 gradini e scende. Vede Yaakov, avviene l'ultimo angelo, che l'ultimo esilio che noi stiamo adesso, Edom, che sale fa un gradino, e ancora, e ancora, e ancora, e ancora, non vede che questo angelo si ferma, dice Jacob. A Kadosh Mahu, aspetta. L'ultimo esilio non ha un fine. Dice tranquillo. E l'ultimo esilio, deve io venire, farlo scendere. Lui non scende da solo. Se io non interviene, non ci sta una soluzione per l'ultimo esilio. Questo fa capire quanto questo esilio, che noi siamo un esilio difficile che okay, gli altri esili sono scesi da solo stesso, qui a Kadosh Balhu ha bisogno di intervenire, comunque dove inizia l'esilio tzadikim nella parasha nostra, quando Yosef scende e chi è la cura dell'esilio, chi è quello che bezat Hashem non va a uscire dall'esilio che stiamo oggi, che è l'ultimo esilio, il re David, tzadikim, il re David dove nasce? il re david nasce nella parasha nostra con la storia di Jehuda, di itamar non voglio prolungare sopra questo anche che anche fa un parte bellissimo della parasha dire di oggi non ci parliamo di questo già ma ho fatto una lezione su questo gli anni scorsi tamar ha sua moglie e le due figlie fa la storia e da chi nasce nasce perez e chi è perez perez è il bis 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 nonno del re david וידידי רמאי סטוסי קולגמטות על הפרשת די וישב, לפרשת נוסטר למגילה דרות. פרקי תותי לוורסטי ניצרניו קול לב. וצ'יסונו סולו אותו וורסטי קנונו אנו לב. אוקיי, לפרשת נוסטר איניפסיה אל פרימו איזילי קול יוסף ואי ג'יטו. לפרשת דרות קלרי דוד ענקה, ענקורה פרימה. סטיילה נוסטר פרשה. אקווסטה לה בלצה. che il salvatore, la cura, la remedia per tutte le soluzioni vengano sempre insieme con la problema. E questa è la grandezza di Akadosh Baruch. Perché lavar? Lavar? la VAV, che c'è fare la VAV? La lettera VAV in è la lettera che collega tra le cose. Se io voglio dire la macchina con l'altra, ve, ve la e, e, come dire in italiano, e. Sì, il grande con il piccolo, sì. E l'ausilio, tu vedi nella storia così tante cose che succedono uno dopo l'altro e tu pensi che non ci sta un collegamento, però la vave, la lettera che collega tutto, tutto è collegato, ti dice tutti la parasha nostra, qualsiasi cosa che succede nella nostra parasha è collegato uno dopo l'altro. La verità, se vogliamo parlare sul collegamento, non ci riusciamo perché una ora e anche due ore non sono sufficienti per spiegare il collegamento tra tutti i pezzi della nostra parasita. Però abbiamo Hanukkah e dicono le maestri che l'esilio di Hanukkah è per la vendita di Giuseppe. Se Giuseppe non fu venduto dai sue fratelli. Non c'era l'esilio del Hanukkah. Devete sapere, Zadikim, che il Magid Bidurna che è un grande haqam. Lui diceva, quando io inizio a dire letture sul le, le libro di Bereshit, è molto facile. A mi me mi piace, dice il Maghid Bidurna sempre fare capire qual è la differenza tra il cattivo e il buono. Dice la prima parasha di Bereshit, molto semplice, o cain e o Abel. Faccio capire alla gente qual è la differenza tra Kaim. ‫היא הבן. ‫עידו פה צ'ה נוח, ‫אלה עשו הג'נרציונות. ‫כל הדיפרנציות לנוח, ‫אלה עשו הג'נרציונות. ‫עידו פה כצ'יסטה, צ'יסטה אברהם, ‫אלות. ‫כל הדיפרנציות לאברהם, אלות. ‫עידו פה כצ'יסטה, יצחק אישמעאל. ‫עידו פה לפרשת די רבקה, ‫היא בטואל. ‫עידו פה כאבי עמו, ‫אבי עמו עשיו, יעקב. Però quando arriva la parasha nostro dice il Magid mituv no non c'è cattivo nella storia ci sono dodici fratelli che vengono chiamati shifte ya le tribù di a kadosh baruchhu stata in questa lezione sarà il unishmat regina bagiuniana regina, regina eh, per la sua elevazione della sua anima. quindi tzadikim Vediamo che questa parasha è difficile da capire, perché tutte le dodici tribù sono tzaddikim, però comunque vediamo che questo peccato della vendita da Iosef ha portato all'esilio di Avani. Il benishai dice, il segno è molto chiaro, Iosef fu venduto per venti monete. Quanto fratelli erano presenti quando volevano vendere Giuseppe Nove. Se prendiamo nove fratelli, moltiplicato per 20 monete che ha ricevuto ognuno, quanto fa? 180. Per ogni moneta che hanno ricevuto per la vendita di Yosef, abbiamo avuto 180 anni di sofferenza di questi grieghi di Avana. Non solo questo, qual era uno dei decreti delle grieghi? Che ogni ebreo deve prendere il corno del toro a Hanukkah scrive sopra il corno io non ho parte Hasve Shalom del dio di israele così devono scrivere perché il corno del toro chi è il toro il toro è giuseppe come noi sappiamo che quando Moshe rabenu va a cercare la tomba di giuseppe abbiamo parlato tante volte a questo e la tomba di giuseppe sta dentro l'acqua che fa Moshe prende un piccolo cartello scrivo sopra il cartello Esce, toro, esce, per favore. E che succede? Giuseppe esce, quindi Giuseppe è Vediamo il collegamento, che è un collegamento molto, molto, molto forte. E la verità, il Midrash dice che nella storia della vendita di Giuseppe non c'è nessuno che ha fatto qualcosa di castigo, tutta questa pianificazione fu fatta da Kadosh Boru, perché la sotta, Kadosh Baruch ha promesso a Abraham Mino che le sue. Fini saranno schiavi per 400 anni. Yakadosh Bakhu deve girare la storia che così arrivano in Egitto. Dice il Midrash, se non era per la vendita di Giuseppe, Yakov, invece di andare come un re, perché Yakov quando va in la parasha prossima, quando lui arriva al re d'Egitto, viene accettato come un re. Se non era per la storia di Giuseppe, Hasb Shalom dice il Midrash. Jacob aveva bisogno di dare con catena, le sue braccia chiuse con catena, come prigioniero a Egitto, che fu decretato, era una profezia che già fu fatta a Abraham Avin. Quindi tutto questo giro tzadikim fu fatto per Jacob. E la verità è che la parasha inizia con Jacob, Jacob dopo di soffrire così tanto nella sua vita, ha sofferto con Esav, si è scappato. È andato alla Vanda, lavorato per 20 anni, anche lo ha fatto girare per 20 anni. Dopo, quando lui ritorna a Israele, Bau Hashem si sava di suo fratello che succede: la storia di Dina. Finalmente Jacob arriva alla casa del suo padre, alla casa di Israele, e dice: Tranquillo, adesso Bau Hashem possa essere tranquillo, o la mia famiglia, Bau Hashem. L'avanza fuori della storia e Sam mi ha perdonato. E dica le maestri che succede subito dopo che Jacob voglio sentire tranquillo. Dopo che Jacob dice: finalmente adesso possono posso le ultimi anni un po' essere rilassato. E che succede subito? La storia di Giuseppe. Dica le maestri perché? Direi maestri, è molto semplice. il tzaddik il Idi. L'uomo non viene a questo mondo per riposare. L'uomo viene a questo mondo per lavorare. Il re Davide dice Tu sai chi ha vacanza, dice il re Davide. Le morti hanno vacanza. Quelle che sono morti non hanno responsabilità. Non hanno cosa da fare. Non hanno obblighi. Però un uomo, un ebreo, un giudizio Ogni giorno ha qualcosa da fare. La vita non è fatta per sedere sopra la sedia e riposare. La vita è fatta per fare mitzvot, per fare tora, andare là, aiutare quello, per impegnarci, lavorarci, a faticarci. voleva essere tranquillo, senza sofferenza, dice a che non hai capito niente. Che succede subito la storia di Giuseppe. E per questo sa uno che è saggio, lavora, impegna tu stesso, cerca a vedere che puoi fare, non aspettare che Hashem manda le cose, tu puoi essere proattivo, invece che Hashem ti manda, tu puoi scegliere che fare. E questo è una cosa molto, molto importante. Però, è in un senso, Jacopo è molto culpabile per la storia di Giuseppe. Perché come inizia tutta la storia, anche Giuseppe Zadikin, dovete sapere fare il numerico valorico della parola kinah. Kinah vuol dire gelosia. Tutta la storia di Giuseppe inizia con la gelosia. Che il padre che ha fatto? Ha comprato un vestito che non costava così tanto per suo figlio. Questa differenza ha fatto la gelosità. Come che noi vediamo che Yosef inizia a sognare. E che sogna Yosef? Il primo sogno lui, sogno mentre stavamo legando i covoni ci sono covoni di trigo ci sono dodici covoni di trigo nel suo sogno e lui vede che tutti le covoni stanno inclinando per il covono che sta nel mezzo così lui dice alle suo fratelli: ho sognato così che hanno detto i suoi fratelli che tu pensa che tu sarai re? Noi ci incliniamo per te? E che c'è scritto? Sono iniziato a odiarlo. L'hanno odiato per questo sogno. Adesso la domanda che si può chiedere è colpa di Giuseppe che lui ha sognato questo? Che le sue fratelli un giorno si inclinavano per lui? Perché odiarlo? Che ci fare odio con un sogno? E qui dovete sapere le fratelli non pensavano che questi sogni erano profezie. Al contrario, che hanno pensato le fratelli? Ci sta una Gmara molto interessante. La Gmara dice, se uno vuole sapere se il suo sogno è vero o non vero, ci sta un test. Uno dei test che deve fare è se lui ha pensato sopra questa cosa che lui ha segnato di giorno. Se tu gli ultimi giorni, prima di sognare qualcosa, hai pensato sopra una cosa... Se tu la sogni, non è un sogno vero per esempio. Se tu hai pensato sopra una cimia, e dopo tu sogna una cimia, questo non è un sogno vero. Sono i tuoi pensieri che sono venuti nel sogno oggi ci sono gente che mi vengono a raccontare che sogni strani hanno la gente perché vedono troppo cosa la televisione, il TV, le film, vedono cose strane tutto il giorno e a notte iniziano a sognare. Immaginazione e fantasie, dice l'Agmarà, Un sogno vero è un sogno che non viene di cosa che tu stai pensando. Hanno detto le fratelli, tu, Giuseppe, perché stai sognando che tutti inclinano per te? Perché tu tutto il giorno stai pensando quanto tu sei più importante da noi. Tu tutto il giorno stai pensando che tu vuoi essere il re. Quindi, per questo motivo che tu stai pensando questo tutto il giorno, ovvio, di notte, tu sogni che noi stiamo inclinando. E per questo le fratelli lo odiano. Perché lo odiano? Perché non pensano che questi sono sogni delle profezie, pensano che questi sono sogni delle pensieri di Giuseppe. Però, quando lui sogna l'ultimo sogno delle stelle, là non c'è scritto che loro lo odiano. Che c'è scritto? no? C'è scritto che loro hanno gelosia. Molto interessante. Dopo il primo sogno ci sta odio, dopo il secondo ci sta gelosia perché? Qual è il secondo sogno? Che 11 stelle si inclinano, però anche la luna e anche il sole si inclinano a Giuseppe. E questa volta, quando Giuseppe, Giuseppe racconta il sogno, i fratelli stanno zitti. E nel sogno, ho scorto le, le fratelli: hanno detto, che? Chi pensi tu? Sarai un re? Qui stanno zitti. Perché stanno zitti? Perché iniziano a capire che questi sogni sono profezie. Perché? che hanno detto è sicuro che Giuseppe tutto il giorno sta pensando che noi ci incliniamo per lui però Giuseppe mai va a pensare che il suo padre va a inclinare per lui questo non può essere che Giuseppe era un Zaddik sapeva che Giuseppe aveva chi Buddha va e lui rispettava il suo genitore non è possibile che Giuseppe sta immaginando di giorno che il suo padre va a inclinare per lui quindi se lui sogna che il suo padre inclina per lui questo già non sono pensieri del giorno questo già sono profezie e adesso qual è la reazione? Invece che sarà, scritto che i fratelli lo odiano, che c'è scritto, i fratelli erano gelosi, o che qui già non eh, odia, qui già gelosità, quando loro vedono che questi sogni sono profezia. E anche Jacob vede questo subito, che fa Jacob? Jacob vuole fare pace, vuole fare capire ai fratelli che questi sogni non sono veri. E a cosa? Perché questi sogni sono veri? Perché voleva far capire. Perché non voleva che loro lo odiano, che sono gelosi. Quindi, che dice? Però scusa, il sole sono io, va bene. Però la luna rappresenta la madre, la tua madre è morta. Quindi non può essere che la tua madre si inclinerà per te. Quindi, i tuoi sogni non sono veri, tu non immaginare cose, perché ha detto così? Solo che le figli sono tranquilli. Però Rashi dice. Che qui la luna non si rifiere alla madre Rachel, a chi si riferisce a Bilà, alla concumbina, Perché? Perché ci sta una gmara che quando uno fa crescere qualcuno, anche se non il suo figlio, figlio biologico viene chiamato padre, a volte uno viene adottato da qualcuno, lui può chiamare suo padre padre e sua madre madre, anche se biologicamente forse non sono le sue genitori. Rachel era morto quando Giuseppe era molto giovane. Chi ha fatto crescere Giuseppe? Bilà. Quindi qui la luna non rappresenta Rachel. Invece chi rappresenta la luna rappresenta Bilà. Non solo questo. Secondo la Kabbalah, Bilà in un senso è anche la madre di Giuseppe. Se voi sapete bene, Sara era la prima. Matriarca che era sterile. E lei all'inizio, come si chiamava Sarai, con la l'aiuto, e non poteva fare figli per tanti anni. Quando Akadosh Baruchu ha cambiato il suo nome di Sarai in Sarah, ossia l'aiuto è cambiato in una lei l'ha iniziato a partorire. Perché? Dice la Kabbalah che la lettera Hey è la lettera che rappresenta il prolifico. Perché, okay, quando Accadosh Bagufu, nel libro di Bereshit, parla della creazione del mondo, lui dice: E hey, la Genzela, E hey, vedi, qui sono le vostre semi, qui sono le vostre figli quindi usa la lettera EI. Hey". Rachel non aveva un hei ha detto suo E poi questo era sterile. Però, che succede? Subito dopo che Jacob si sposa con Bilah, che Bilah, come si scrive? Beth Lamed e due volte rei hey, dopo che lui si sposa con bilà rachel va a fini perché dicono, le maestre della Kabbalah o okay, che bilà uno delle rei hey, ha dato a rachel e per questo rachel ha ricevuto questo secondo rei che questo rei hey è la forza e per questo uno che non può fare fini una delle cose consigliato è comprare un bracciale con la lettera rei hey, Scritto nelle lettere che, che comunque, è scritto nella Torah, e mettere qui sopra la colonna, non di oro però, perché oro non va bene. Per uno che voglia fare figli di oro, non va bene, deve mettere eh, Kesef, quello che si fa la Hanukia è Silver, sì? e la lettera E, questa è una grande segula Quindi possiamo dire che Bilà è anche la madre di, di, di Giuseppe, perché grazie che Bilà ha dato la E la Rachel, ha avuto la forza di partorire. Quindi, comunque, non voglio diviare adesso e allungare sopra questo, non è quella la lezione oggi. Ma comunque, vediamo che questi sogni erano sogni di profezie. Yaakov ha vino la sola cosa che lui fa, lui la vuoi tranquillizzare. Però, comunque, dobbiamo ancora collegare la storia a Hanukkah. Dicono le maestri. ci sono tre patriarchi, Avraham, Yitzchak, e Yaakov. Avraham rappresenta il primo Bet HaMikdash, il primo tempio che fu distrutto. Yitzhak rappresenta il secondo tempio che fu distrutto. Yir Yaakov, Esrat Hashem, rappresenta il terzo tempio. Maestri, quanto tempo era l'esilio di Yavan? 180 anni. Perché? Perché Yavan, la storia di Hanukkah, quando succede, nella costruzione, quando era il secondo tempio, il secondo tempio è per il patriarca Israac. Quanto anni ha vissuto Israac? Israac ha vissuto per 180 anni. Quindi, per le 180 anni di Israac, abbiamo la diaspora di, dei greci di 180 anni. Se cioè, qualche collegamento di Israac a Hanukkah? Anche quello ci sta a parlare. Bline e Dossiara abbiamo tempo, ci capiremo. Quindi, sa di chi, Yaakov? vuoi essere tranquillo Jacob dice finalmente sono arrivato alla terra delle mie avi sono in Erez Israele finalmente vicino al mio padre basta adesso posso tranquillo dopo la storia di Esav dopo la storia di tutto e che succede subito? succede la storia di Giuseppe un uomo non fu creato per riposare un uomo fu creato per lavorare non so di chi? ci sta una domanda da fare Ultimi 17 anni di Giacobbe lui era in Egitto e noi sappiamo, dice l'Agmar, Che le meglio anni di Giacobbe tutta la sua vita erano gli ultimi 17 anni della sua vita, perché era in Egitto e ne era tranquillo, era tutta la sua famiglia e il suo figlio è re. Non solo questo, noi sappiamo che quando loro sono arrivati a Egitto hanno fatto tantissimi figli. Ogni madre che partoriva, partoriva da sei figli. Quindi dovete immaginare, Jacob sta in Egitto con gli eti e i nipoti, migliaia di accendenti. Quindi tutto il giorno è occupato. Con chi è? Del Brit al Bar Mitzvah, al matrimonio, al pidion a me. Non è mai sono 17 anni di paradiso. Quindi, se noi diciamo che la storia di Giuseppe è venuto che il è il zadig vero, mai, deve essere in vacanza, lui deve sempre lavorare, deve sempre capire che questa vita è per fare. Perché gli ultimi 17 anni a sta tranquillo? Perché non ci sono sofferenze? Dovete sapere, il sofferenze non è una cosa così cattiva. Perché i maestri dicono che un giorno la ha invitato. Ha visto il suo rabbino a a piangere, a risa è un grande cabalisco. L'ha visto piangere, Ha detto, perché piange? Dice già tre giorni che non ho nessuna sofferenza. Ha detto, rabbino, quella è una storia bene. Se in tre giorni non hai avuto nessuna sofferenza, e eh, voglio dire che poi un può essere felice. Adesso non hai capito niente. Se per tre giorni non ho sofferenza, io sono sicuro che qualche peccato in questi tre giorni ho fatto. Se io non vengo pagato per i miei peccati in questo mondo, voglio dire che io vengo pagato nel prossimo. A me dammi un po' di sofferenza, mi piace da più. Così quando vado alla prossima dopo 120 anni sono tranquillo. Deve sapere chi Sadikhim sofferenza, dice la Gomara. Se uno è passato 30 giorni senza nessuna sofferenza, deve non essere tranquillo. Qualcosa problematico. Adesso che vuol dire sofferenza? Sofferenza vuol dire una cosa grave. Dice la Gemara, se uno ha dentro tasca sua due biglietti, un biglietto di 5 euro, uno biglietto di 10 euro. E lui vuol che esce il biglietto di 10, però invece quello di 10, esce quello di 5, anche questo è considerato sofferenza. Tu vieni al bus, alla firmata della bus, vuoi prendere il bus, subito quando arriva il bus è andato, anche quello è sofferenza. Perché? Perché se tu sei un zadig vero, quando tu vuoi uscire un biglietto di 5 ti esce il biglietto di 5 non si esce il biglietto di 10. E quando tu arrivi alla firmata, subito quando arriva alla firmata arriva il bus. Perché le gente che sono zadichino al 100%, la loro vita fa così, non c'è nessuna cosa. Però no. E questo è quello che dicono i maestri, quindi ci sta a capire perché le ultimi 17 anni di Jacob non ci sono sofferenze. E qui di chi ci sta una cosa molto interessante. Il primo versetto della parasha dice così. Va aakov, vive. Giacobbe si stabile nel paese dove suo padre aveva vissuto come straniero. Dove è questo posto? Dove ha vissuto il padre di Giacobbe come straniero? Nel paese di Kenan. Questo versetto sembra molto strano. Che la tua mi stai raccontando? Il primo versetto, il primo versetto della parola nostra. Giacobbe si stabilì nel paese dove suo padre aveva vissuto come straniero, dove sta questo posto? La paese di Cnan. Qui troppo parole. Uno, io so che il padre vive in Cnan. Due, perché mi deve dire che lui era come straniero? Basta dire, è andato nel paese di suo padre. Perché è importante. Esclamare che, che è in un posto di straniero e qui c'è di chimica di vero, dicono le maestre Itzhak, dove sta nella terra di Israele? Uno può pensare, se uno vive nella terra di Israele, come si sente? Non si sente come straniero, come si sente? Si sente come posto mio, paese mio. Io sono residente, sono cittadino, questo posto mio. Invece, Itzhak, come si sente? Yitzhak si sente come straniero, questa è una grande domanda. Perché lui si sente come straniero? È molto semplice. Perché come lui chiama questo paese? Il paese di Kenan. che voglio dire, è vero, un giorno il governo di Israele sarà ebreo, un giorno, quando ci sarà il re Davide e il re Shalomò, Questo sarà il paese di Israele. Però per adesso, tuttavia... Questo paese non viene governato da UDI, da chi viene governato? Da Kenané, quindi forse io sono nel mio paese, non sono un straniero, perché questo non è posto mio. E Nel senso che geograficamente Israele era il posto suo, però il contenuto di Israele, come la gente erano, come le leggi erano, come il governo era, questo era molto lontano del cammino di Israele. Molto lontano della visione come Isaac vedeva il mondo, molto lontano come un ebreo deve comportarci. E io forse sono in Israele, però mi sento straniero. Queste gente non sono gente mia, non sono gente che pensano come me e trattano come me. Dirano, mai maestri, questo è il problema. Quando Giacobbe è venuto a Israele, Jacob non aveva questo sentimento di straniero. Perché? Perché lui, dopo essere 20 anni da casa di Levane, è arrivato a Israele. E Toba, che dice Vayako, si stabili. Così c'è scritto. Che vuol dire stabili? Stabili non vuol dire essere straniero. Quando uno si stabilizza in una posta, vuol dire che lui si sente parte di questo posto. Dice a Baruch tu non capisci che tu sei straniero? Tu padre hai capito? Ti faccio capire che vuol dire essere straniero. Che succede subito? La storia di Giuseppe. Perché? Così lui non si sente comodo e si sente straniero. E perché questo è così importante? Perché è così importante che Yacoba senti lo straniero? O che Avrama, Vinu, che lo dice a Kadosh Banfu, le tue accendenti saranno stranieri per 400 anni? Quando è iniziato il conto di questi 400 anni? Noi sappiamo che gli ebrei erano in Egitto solo 210 anni. Quando è iniziato questo conto? Io non le maestri del momento che Yitzchak è nato, del momento che Yitzchak è nato, fino alla uscita d'Egitto abbiamo 400 anni. Perché? Perché Avram vino, questa promessa l'ha ricevuto già di HaKadosh Baruch che le sue accendenti saranno stranieri per 400 anni. Adesso, perché inizia il conto del momento che Yitzhak è nato? Perché Yitzhak, anche che fu nato in Israele, il primo giorno ha capito come straniero. Ha capito che un ebreo, fino a che non vive in un posto, che viene illuminato secondo il cammino dell'ebreo, anche se sta in Eretz Israele, questa è la novità, uno può vivere in Israele e essere ancora straniero. Perché? Perché non viva secondo il metodo che l'ebreo deve vivere. Perché i vicini non pensano come che si deve pensare. Quindi il conto inizia con Israele. Però quando Jacopo ha iniziato a sentire che lui si sta bene, inizia a sentire che lui fa parte del posto, ci sta un problema. Questi 400 anni sono interrotti. Quindi il popolo di Israele deve essere in Egitto ancora più. E poi io voglio che il conto inizia di Isac, non voglio che questi anni vanno al vano. Che succede subito, lo porta a sofferenza. E così anche Iacov va a essere considerato come lui è straniero, come che lui è schiavo, anche se lui non è in Egitto. Però negli ultimi 16 anni, quando lui sta in Egitto, là lui può essere tranquillo, perché lui sa che è straniero. Quindi tutto il problema di Iacov, tutte le sofferenze, sono venute solo per un fatto, per un fatto che lui ha dimenticato che lui è un straniero. La verità è di chi? Anche noi dobbiamo sapere questo. Noi stiamo stranieri. E In tanti ambiti siamo stranieri. Come dice Jacob, vino a Esar, quando lui vede Esau, abbiamo parlato di questa parola scorsa, non voglio allungare troppo: che lo dice in Garti, io ho vissuto con Lavan, però come ho vissuto come straniero? Mai mi sono messo a essere parte della famiglia di Lavan. Mai mi ho comportato come lavano, anche che il mio suocero, anche che io sono sposato con i suoi figli. Per venti anni ho lavorato per lui, però mi sempre mi sentivo come un straniero. Un ebreo deve sapere che lui è straniero. Non solo quelli che vivono qui in Italia, anche quelli che vivono in Israele. Perché? Perché fino a che la mia vita, quindi non ci sta un tempio, quindi fino a che non abbiamo un profeta, fino a che non abbiamo una nashiach, fino a che non abbiamo che la legge che viene governata o la legge secondo le leggi del creatore è straniero. Perché anche in Israele oggi abbiamo un po' straniero. Le leggi non sono leggi ebraiche. Non abbiamo un Moshe rabe, non abbiamo un profeta, non abbiamo la presenza divina. E non solo questo, ci sta ancora una cosa più profonda. Dice ogni ognuno che nasce in questo mondo è un straniero. Perché questo mondo è 120 anni e la vita è la vita eterna, anche dopo il mondo. E per questo uno deve sempre sentirsi straniero. Quando iniziano le problemi, quando c'è scritto Giacobbe si bene. quando tu ti senti comodo, quando tu pensi, ah, io sto bene, come ci sono, dove ci sono e nel modo che ci sono e nel livello spirituale che ci sono. I maestro, no, non è giusto. E per questo dicono è mai si è venuta la storia di Giuseppe. Però dobbiamo ancora parlare ancora di più. Che dice il secondo versetto? E le Toledoti, Acove, Sef, Quelli sono i discendenti di Giacobbe. Chi sono i discendenti di, di Giacobbe? E ovviamente Cimonevi, Giuda. Invece che dice la Torah? Quelli sono i discendenti di Giacobbe e Giuseppe. Scusa. Solo Giuseppe è il discendente di Jacob. Lui è, è l'ultimo figlio, non è l'ultimo, pre-ultimo, ci sta ancora Biniamin dopo. Dove tutti gli altri? E per capire questo dobbiamo capire che voglio dire questa parola di cedenti, che in ebraico vuol dire Toledot. Noi questa parola Toledot la troviamo in due altri posti. Il primo posto dove troviamo Toledot è la Parascià di Noè inizia la, la parasha e queste sono le generazioni di Noè Noè era un uomo tzadik. e come viene chiamata questa parasha viene chiamato Noè invece la parasha di Toledot che abbiamo una parasha che viene chiamata Toledot proprio che vuol dire generazione che c'è scritto là e quale sono le generazioni di itzhak perché la parasha non viene chiamata itzhak quando tu dici, e questa sono le generazioni di Noè, è nel primo versetto, perché poi sapete che la parasha viene sempre nominata secondo una parola che abbiamo nella prima versetto della parasha, sempre. La parasha viene nominata secondo una delle parole che è, la prim, che è la, una delle parole nel primo versetto della parasha. Quindi nel primo versetto della parasha di Noè c'è scritto, è quella fu i discendenti di de Noè e la parasha viene chiamata noi. Invece, e la parasha di Toledot c'è scritto che quando fu i discendenti di Itzhah, invece di chiamare questa Parasha Itzha, come lo chiama? Toledot. Il ma è molto semplice. Toledot non voglio dire solo chi è tuo figlio. Toledot voglio dire qual è la cosa più importante nella tua vita. Quando c'è scritto che questo fu le generazioni di Noè, Qual è, qual è la cosa più importante per noi? Qual è la cosa più importante per noi nella sua vita? Su stesso. Perché quando il Kadosh Baruch lo dice che lui va a distruggere il mondo, che fa noi? Niente, sta tranquillo. Perché lui sa. Lui entra nell'arco. Lui sarà salvato del diluvio. E per questo, come viene chiamato questa parasha? Noi. Perché la generazione di noi, la importanza di noi, la eredità di noi, la filosofia di noi, è noi. ואילו לפרשת ואילו נקמתו נועס. יוושי יצחק, כמו ואילו נקמתו לעשו הפרשנו ואילו נקמתו יצחק. יצחק אלולטימו כאימפורטה סולדת סוסטסו. עלולו אימפורטה. בקיצור שזה קונסופילי או ישמעאל, אסקוזה קונסופילי או יעקב, אין קונסופילי או עשיו. ואילו נצחק, לאקוז האפילו פרטנטל עשו עמית הקרע, קרע לא לסואפיל. ופורקסל הפרשנו ואילו כמעטו יצחק. אלא תולדות פרופיו. פורקסל האימפ E fare la continuazione del popolo di Israele. Invece Iacov, Tzadikim, l'importanza di Iacov era Giuseppe. Perché? E ci sono tante spiegazioni. La prima spiegazione, Tzadikim, è che Giuseppe aveva tutte le caratteristiche. Era un re, era un profeto. In un senso possiamo dire che Giuseppe anche è un mini patriarco. Perché Giuseppe è un mini patriarco? Perché chi sono le dodici tribù? Tutti i figli di Giacobbe, che era patriarco, perché ci sono due che non sono i suoi figli, che sono i suoi nipoti. Chi è? è e e Menasce? Quindi vediamo che anche Giuseppe è in un senso un piccolo patriarco, perché le sue figli... Che non sono figli di Giacobbe, sono solo i nipoti di Giacobbe, vengono considerati tribi. Quindi Giacobbe era anche un tipo patriaco, non solo questo. E questa è una cosa molto profonda. In una di Giuseppe era il solo figlio che è figlio delle due madri, e figlio anche di Lea e anche di Rachel. E se uno mi dice: come mai uno può essere figlio di due madri? Uno può avere solo una madre. Sì e, e no. Noi sappiamo che Rachel aveva partorito sei figli. Quando lei era incinta del settimo figlio, chi era dentro la sua pancia? Era Giuseppe. E lei ha saputo è in profezia che devono nascere dodici tribù. E ha detto: se questo figlio nascerà maschio, che era Giuseppe. La mia sorella Rachel potrà avere solo un figlio, perché le due conquistine, ognuno ha fatto due, due, quindi sono quattro, più sei che le ha già fatto sono dieci. Quindi adesso rimane due, e lei sta incinta. Se lei fa un maschio, rimane solo uno. Quindi anche se Rachel porterà a figli, sarà solo uno, che ha fatto, le ha pregato con tutto il cuore, che cadere il banco, per favore, cambia. Non voglio questo maschio, dammi una femmina. Poveraccia c'è la mia sorella, che vergogna! Se le concubine avranno due figli e lei avrà solo uno, che succede? Iosef esce dal pancia di Lea e dove entra? Nella pancia di Rachel. Quindi possiamo dire che Giuseppe è il figlio, solo figlio, che beve il figlio delle due madri. Perché Giuseppe è anche di Lea e anche di Rachel. Per questo. Giuseppe viene anche chiamato il primogenito. Perché Giuseppe viene chiamato il primogenito? Ci sono due ragioni. Il primo ragione è quello che abbiamo detto adesso, Perché lui è il solo che viene figlio di queste due madri. La seconda, che abbiamo già detto tanti volte, tante volte, tanti cose dipende dal pensiero. Quando Jacob aveva avuto rapporto con Lea la prima notte, lui con chi pensava di avere rapporti? Non con Lea, con chi? Con Rachel, quindi nel suo pensiero il primogenito deve nascere da chi? Da Rachel. Tutto va secondo il pensiero. Giuseppe viene chiamato il primogenito, perché è il primogenito del pensiero. E quanto la pensiero è importante. Nel pensiero uno può santificare tutte le cose che ci sono in questo mondo. Però dobbiamo un po' andare avanti. Non solo questo, la stessa cosa che Giuseppe succede a Giacobbe succede a Giuseppe, perché tutti e due hanno fratelli che lo odiano, tutti e due sono andati a Egitto, tutti e due le loro madri, avevano difficoltà nel partorire. Rifkare avevano difficoltà nel partorire di Giacobbe e i, i, i Rachel più grandi di Giuseppe. Tutti e due hanno figli che sono parte della tribù. Tutti e due erano bellissimi. Dice la Gmar: non c'era gente più bella in questo mondo di Adamo, Arishon, di Giacobbe e Giuseppe. Quindi ci sta un grande collegamento tra Giacobbe e Giuseppe. Però non solo questo. E dobbiamo approfondire ancora un po' di più. Dicono le maestri che Abraham lui, viene chiamato il Chesed viene chiamato in misericordia, come noi sappiamo, Avrama vino fa entrare ospite. Avrà vino mister misericordia, si sposa con chi? Si sposa con Sara, non mai si sì, sarà e giudizio. Se dove sappiamo che sarà e giudizio? O quando Avrà ha un figlio che si chiama Ishmael, Avrà non la fa mandare via, perché lui è tutto misericordia. Invece viene Sara e che lo dice, mandalo via quello, vai maestri sarà e giudizio sempre così dicono le maestre quando uno è misericordia la sua moglie per le patriarche era così e giudizio chi nasce di questo matrimonio itzrak itzrak è? itzrak è giudizio perché sappiamo come un sacrificio è venuto giudicato abbiamo parlato tanto della givura di itzrak non voglio allungare troppo perché con chi si sposa con rifkhaka e rifkhaka è, e misericordia che ha detto gli esoranti, viene una e chiede darmi acqua a me, di acqua a me, alle mie camelli, il cane ha tutta misericordia, ha dato acqua a lui, al camello. Chi nasce di questo? Jacob, Iesam. Iacob, dicono i maestri, è misoccordia. Iesam è giudizio. Chi deve essere è la moglie di Esav? Lea. Lei ha tutta la misericordia, piange tutto il giorno, baruhu, cambia il mio destino. Tutta la misericordia, perché si è giudizio, e giudizio, deve essere la sua moglie. Dobbiamo sempre che il giudizio sarà mischiato con il misericordia E chi deve essere la moglie di Akov? Il giudizio, che fita forte, morta così giovani, ha avuto figli all'ultimo giudizio. Però che succede? Quando Jacob compra la primogenita, compra anche il giudizio, perché Jacob, invece di essere misericordia, è una cosa profonda. Quando lui compra la primogenità, lui stesso anche diviene giudizio. Adesso perché è così importante che sempre con la misericordia ci sarà il giudizio? Guidano le maestre, ci sono due mitzvoti importanti. In tutta la Torah ci sono tanti, però due fondamentali. Uno è l'obbligo di amare a Kadosh Baruch Hu. Ogni giorno lo diciamo due volte. Ve Ve'a'avta et Hashem e lokecha be'chole mavecha o be'chol nafshecha o be'chol maodecha. A me'ra'e Kadosh Baruch Hu con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto il tu soldi. La secondo, et Hashem e lokecha tiram. Tu deve avere paura di a Kadosh Baruch Hu. Quando uno è solo misericordia, misericordia simbola l'amore. Quando uno ha solo amore attraverso la Kadosh Baruch non ha il giudizio, non ha la moglie o qualcuno che lo equivale e mette il giudizio, che succede? È molto pericoloso. Sa di Un uomo che non ha paura sbaglia. Se io c'è un fratello che lui lavora come polizia, io non ho paura a fare cosa contro la legge. Perché? Dice: io ho un fratello, lavoro nella polizia. Se sì, c'è un problema, io lo chiamo, lui mi sistema la cosa. Se io sono in una scuola e il mio zio è il direttore della scuola, che succede? Faccio quello che voglio. Perché io so, il mio zio è il direttore, sistemiamo la cosa. Então, o mestre disse é essa coisa com Akadosh Baruch Hu. Um hebreu que não tem medo de Deus, de Akadosh Baruch Hu, o que acontece? Ele faz o que ele quer. Ele se sente bem com si mesmo. Então, mestre, ter medo de Akadosh Baruch Hu é uma das coisas fundamentais. Yakoba Vinu viene dove viene a vivere e nel paese dove sta suo padre come straniero, straniero è anche una cosa di paura, il straniero sempre ha paura, perché il straniero sempre ha paura? Perché mai si sente comodo? sa? è una cosa che è solo temporanea, oggi sono qui, forse domani mi buttano via, questo è il straniero. I era questa, era la paura, lui era tutto Kadosh, sempre le tzaddikin grandi erano con paura. Non possiamo immaginare la paura che loro avevano dei caduci ma si dice su il Gaunting Villa una storia incredibile. Un giorno sua moglie ha mangiato ceci. Voi sapete le schienaziti hanno un cibo, mangiano ceci così, che è cucinato con l'acqua. Così, così c'è, ceci. E adesso che fanno il humus, sì, però prima che ha fatto il humus. Normalmente si mangia il ceci con il pele. Ci sta un piccolo pele del ceci, però così piccolo. Lei che ha fatto? Ha tolto il pelo del ceci, ha mangiato la ceci, ha lasciato le peli del ceci sopra il tavolo. Adesso noi abbiamo una lakha di Shabbat. Questi peli che sono considerati, sono considerati mukze, non molmukze. Se tu prendi cibo che tu non vuoi, questo mukze, questo cibo non può essere spostato di Shabbat. Non devo dare una... le leggi di Shabbat, possiamo parlare un'altra ora per spiegare a tutti le mukze. Comunque il Gaon Mi arriva al tavolo suo, vede queste eh, eh, buccia del ceci che sta sopra il tavolo e senza, senza non, non, non con intenzione, ha toccato il ceci. Ha detto, uh, che ho fatto? Ho toccato Muzi di Shabbat? Si è spaventato. Il Gaon Mi si è spaventato. Si è spaventato della paura che ha toccato il Muzi. Si è svenuto, si è svenuto. Suo va a lui e dice, Che succede? Perché è svenuto? Forse ha problema nel cuore, non lo so, ha pensato, che succede? Lo fa svegliare dopo che è dice: Perché? Perché? Perché, Perché sei svenuto? Ho toccato mucce". E un'altra volta lui è svenuto. Cioè, due volte lui è svenuto. Dice, che faccio con, con, con il mio? Il Gaon mi vinna. Che ha fatto? Lei ha preso le bucce, ha iniziato a mangiarlo al frente del, del, del suo marito. Quando il suo marito sveglia, e lei vede che lui mangia, nel momento che uno vuole mangiare questo, già non è muxo. E tu, ah, Baruch Hashem. se queste cose non vengono buttate, non è muxo perché viene mangiato, Baruch Hashem, non ho ha toccato muxo di Shabbat. Sa di chi? Il mi Vinna si sventa perché ha toccato muxo di Shabbat. Che succede se uno di noi, sì, per errore, non ha toccato muxo. Muxo è una cosa di maestro, anche importante. Ha chiuso la luce. Theorità. Non ci spaventiamo? Ci sveniamo? No, non penso che succeda cosa. cosa. Dico, ah, va bene, L ho fatto senza, senza volere, mi è capitato così. Va bene, non deve sentire male, però sì, un ebreo deve avere paura. Sapete qual è la differenza tra un ebreo? Quando viene sa non la differenza è la paura. Noi ogni minchad di Shabbat. ‫דשמו נפרה <אח> זה מולטו אימפורטנטי. ‫עוני מנחה די שבת, ‫הבט יספר צדיקים מנחה די שבת, ‫אל <אח> תמפו פיוסנטו לתותא לסטימאנה. ‫משה רבנו אמורטו אינן מנחה די שבת. ‫כן משה רבנו אמורטו אינן מנחה די שבת, ‫פוגזיש כי מנחה די שבת, ‫לא נשיסתה ג'ודיציונל מונטו. ‫משה רבנו אמורטו אינן מנחה די שבת, ‫פרפרי כפירטי, ‫כי משה רבנו ירקוזי צדיק, ‫כי נראה מורטו פר לס E questo è un capitolo di Terim che viene sicuro, si scritto secondo l'arabe sedario che diciamo è del fino irat chuma che vuol dire reschit chuma irat ratashev incredibile santo e temibile è il suo nome perché principio dice davide ogni sciabato diciamo principio di sapienza è il timore di Hashem. Incredibile, sapete? Sentite? il principio della tua sapienza è il timore di Hashem. Adesso non vuoi dire, però, scusa, rabbino, che ci fare sapienza con timore? Sapienza e intelligenza è lo che io so. Timore è lo che io sento nel cuore. Dice sì. È l'inizio della sapienza e il timore. Tu sai perché? Qual è la differenza tra un zadic e un non zadic? Ci sono gente che conoscono tutta la Torah di memoria. Ci sono cinesi in Cina che studiano Torah. Ci sono coreani in Corea che studiano Talmud. Sono saggi o non sono saggi? Conoscono tutti il Talmud? Non ebrei. Sono saggi? No. Perché non sono saggi? Perché non hanno il principio della sapienza che è il timore. È il timore di Hashem. E la cosa che quando tu studi una cosa, questa cosa non è teoria, questa cosa viene me messo in pratica subito. Perché se tu sai che il creatore è il creatore, tu capisci che deve avere paura da Lui, perché Lui è onnipotente: Lui ti ha dato tutta questa vita. E ogni anno da dove tu viene giudicato, siamo solo due e mezzo a me. Due mesi e mezzo sono di Osh Shana. Immaginate sempre dieci anni fa: due e mezzo mezzi di Yom Kippur, che abbiamo tutto detto, Hatanui, Pasciano, e tutti quanti Shuma. È importantissimo, perché se tu non hai paura, tu puoi sentire il rabbino parlare 10 ora e non ti cambierà. Tu puoi studiare Torah ancora 10 ora, e va bene, ci sta scritto che c'è fare questo con me. Ci sta scritto, no, no, questa non è sapienza. L'intelligenza, la conoscenza delle cose non è sapienza. La sapienza è il timore, che tu capisci che lo che sai deve mettere in pratica. Non è una teoria. Ha detto Jacob Vivu: Jacobinus sapeva, in profezia che Giuseppe deve andare a vivere, che lui sarà il primo delle tribù che andrà a vivere fuori dai Re Israele. Quando uno va a vivere fuori dai Israele, ancora da più c'è bisogno della paura. Quando uno va a vivere tra l'egoismo, ancora da più c'è bisogno del timore dice Jacob la mia accendente è Giuseppe perché? perché io devo insieme con lui come inizia il versetto della parasha il Giacobbe è andato nel paese dove suo padre aveva vissuto come straniero straniero vuol dire paura ha capito Jacob che Giuseppe deve avere questa paura e per questo come lui chiama Giuseppe chi benzecunimulo che vuol dire benzecunimulo la traduzione è letterale è che lui sarà il figlio piccolo, sì, ossia il figlio che fu fatto all'ultimo, ben zekunim, sì, sempre il ben zekunim, il figlio piccolo lì viene amato sempre più di tutti, sì, non è sempre, però comunque, così dice Jacob, ben zekunimulo, fino maestri, zekunim fa la stessa gimata come le segreti, Jacobo. Tutta la Torah che lui ha studiato, la Yeshiva di Shembaever Ever, tutti i segreti della Torah, a chi ha trasmesso tutti questi segreti? Non a tutti le tribù, a Giuseppe. E perché? Perché Jacob ha deciso di trasmettere tutti i suoi studi della Torah solo a Giuseppe? Perché non ha altri fratelli? Il maestro è molto semplice. Jacob, prima di andare alla Vana, abbiamo detto, nella Parashah Sforza, dove è andato? Si è scappato da suo fratello, dove è andato? È andato 14 anni a studiare la Yeshiva. Perché? Perché deve andare a studiare a 14 anni? Tutta la sua vita già studiando. Tua madre ti ha detto: vai a cercare una moglie, vai alla casa di lavanda. Perché deve andare alla escire a 14 anni prima di andare? Dice Yacob: tutta la mia vita io ho studiato Torah. Come io mi devo comportare quando io ci sono a casa, al lado dei miei padri e miei madri che sono zanichi. Però non ho imparato come mi devo comportare quando ci sono in un posto dove io sono straniero dove la influenza dell'altro è forte. Dice: devo andare 14 anni da più devo andare a studiare non la Torah quella dell'amore devo andare a imparare la Torah della paura perché se io vado alla casa di Lavani non ho paura sicuro che cade e per questo che dice Jacob quando lui lo vede in Lavan Garti abbiamo detto che la parola Garti in ebraico vuol dire straniero può dire anche un'altra parola la parola Garti viene dalla parola Magor Magor vuol dire paura quindi la parola è paura è la parola è straniero in ebraico la bellissima delle del, del, del lingue ebraiche, che è sempre tutto collegato viene vivere stesso la dice dice tu giuseppe io so nella profezia che tu sarai un straniero un giorno non mi chiede dove non mi chiede quando però lo so tu deve venire dove venire nel paese e per questo iacob amava più giuseppe non è che iacob amava più giuseppe iacob stava preparando giuseppe per il suo lavoro Sapeva che Giuseppe deve fare un lavoro molto forte. E chi Giuseppe era il ragazzo più bello del mondo. Immaginate uno, un padre che sa che suo figlio, che è il figlio più bello del mondo fisicamente, era no, un ragazzo bello. Ci parleremo ancora nel parashot lì dopo. Ma non aiuta. Uno così bello deve andare a vivere in un posto straniero. Lui non sapeva che era Egitto, non sapeva. Però Jacob sapeva in profezia che suo figlio non deve andare a essere straniero. Deve avere paura. Perché se uno non ha la paura di Akadosh Baruch e solo è amore, e solo misericordia, non va. E per questo i nostri patriarchi sempre si sposavano con l'altro. Uno era misericordia, e l'altro era giudizia. Uno era chesed, e l'altro era paura. Questo c'è di chi? La storia di Hanukkah. Quando uno non ha paura, Yavan, come viene scritto Yavan? Sapete ne ebraico come viene scritto Yavan? Ci sta l'ayud, che è una linea alineo diritto, ci sta la VAV che è anche un lineo diritto, però più lungo, ci sta la NUM che è anche un lineo diritto che era più lungo, quindi la VAV greco in ebraico sono tre linee, il piccolo linea, Yud, più grande la VAV, più grande la NUM, perché quando uno sta in un posto che non è secondo come deve, lui inizia a perdere la paura un po', quindi diceva bene, io non faccio solo un piccolo cosa. No, no, sì, ho paura del caduccio. Sono solo una piccola. Dopo che tu fai questa piccola cosa, questa paura ti passa, e tu fai una cosa più grande. Questa paura ti passa, fai una cosa più grande. Sapete qual è la cosa più difficile per il ladro? La cosa più difficile era la prima volta quando lui ha rubato, perché la prima volta prima che lui ha rubato lui aveva paura aveva paura che, che la polizia lo prende, che lo vanno a prendere, che aveva paura, una paura, paura, sa che rubare non è una cosa giusta. Però dopo che hai rubato una volta, la paura diminuisce dopo ancora, Sa di chi? Non possiamo perdere il principio della sapienza. Dice il Re Davide, il principio della sapienza è il timore di accento. La Torah è bella, la Torah è amore, però non solo. E tu hai solo misericordia, se non hai giudizio, se non insegni al tuo figlio il giudizio, non insegna al tuo figlio che è importante, ci sta anche a E come si insegna questo? E' esempio. Quando tu spegni la luce di Shabbat, wow, che ho fatto? Ho spento la luce di Shabbat. Non è un scherzo. Il garofani si è svenuto perché ha toccato mucse. Che puoi immaginare si è svenuto tre volte, fino a che il su, suo ha mangiato. Si è tranquillizzato. E questo tzaddikhimo che noi dobbiamo sapere, e nell'ultimo esilio nostro, questo è ancora più importante. Da oggi prendiamo un testo, apriamo il testo e lo studiamo. Anche questo tzaddikhimo è collegato un po' a quello che succede oggi. C'è scritto che Jacob ha insegnato tutti i segreti anche la Kabbalah. Jacov ha anche su, insegnato tutti i segreti della Torah, i segreti mistici, così dice il Bala ba Turin, perché la parola di Siconi fa la stessa chiamata come segreti a, a Giuseppe, perché? Perché più che tu conosci i segreti della Torah, più che tu conosci la profondità della Torah, più che vedi che il Creatore è così potente, sta in ogni cosa, i e, e dettagli sono così bellissime. E ti, ti fa paura questa grandezza, questa, questa genialità, questa bellezza. Oggi era Yudet Bechislev, era un giorno che festeggiano le Hassidim. Perché? Perché c'era un grande rabbino che si chiama il Maghid Mimeserech, che lui era l'alunno di Baal Shemto, che lui ha iniziato questa cosa che si chiama Hassidut. Shabbat è uno di quelli, ci sono tanti, ci sta Chabad, ci sta Guru, ci sta Bel, ci sono tanti Hasidim. Sapete chi ha fatto il Balchemto? Il Balchemto va preso la Kabbalah, che è una cosa che viene studiata solo da pochi, perché non tutti possono studiare la Kabbalah. E ha trasformato la Kabbalah in una cosa, possiamo dire, non materiale, ma una cosa che può essere capito da tutti. E ha chiamato questo la Chassidut. La Chassidut è la Kabbalah, però con un vestito diverso, un vestito che ognuno può capire. Lo che dice il Rebbe, lo che dicono tutti, la Chamil, l'Ebrei Sahar, la Nomi meseric, il Noamielimelech, tutti questi tzaddikhi perché? Perché okay, hanno capito, il Balsetto va capito che nell'esilio divenne troppo difficile, gli Ebrei hanno perso la paura di Hashem. Se vogliono lì far entrare la paura, deve farlo vedere le cose più nascoste, le cose più belle. E questo è il Zaddikhim che dobbiamo fare noi. La Torah è bella, e allora, tutte le storie che noi studiamo ogni giorno è belle, quello che succede con Abramo, Israele, però è nel Dove sta il tuo test? È nel fino, dove si vede se sei un ebreo vero? Quando ti muori. Perché se tu hai timori non rimane teoria, viene messa in pratica. E Carlos Bacuno gli aiuta a dare nel cammino giusto, fare le cose giuste. E così, mesratta, siamo salvati non solo delle greghe, ma anche delle domiti. Possiamo comunque in questa parasha fu nato David Vida Melech, che già abbiamo detto, il re Davide già è preparato ancora prima la storia. Ci sono ancora tanti a lungare, però non possiamo già il tempo è passato, però dobbiamo rafforzarci. ‫כבר אלה קוזקו מודה ובעזרת השם, ‫הרבה מו פרונטו אינברטו דוודריה השם. תודה רבה.